La Porta del Sole si apre a est sulle alture che segnano il passaggio tra Slovenia e la pianura del Friuli Venezia Giulia, in Italia. Un alternarsi di piccole valli e lievi colline scavate nelle tenere rocce argillose che raccontano di un recente passato geologico. Una terra perfetta per la coltivazione della vite, che da millenni l'uomo ha sapientemente plasmato per l'agricoltura. Siamo nei Colli Orientali, un'area composta da 14 comuni della provincia di Udine, fra Tarcento e Butrio. Su ogni filare, centinaia di piante pronte a dare frutto disegnano una geometria ritmica fatta di linee che si intersecano e dividono, intrecciandosi alla perfezione per vestire la terra con un manto che dal cielo sembra disegnato da un artista contemporaneo. Il disegno dell'uomo si propaga sulle forme scavate da piccoli torrenti in milioni di anni e sulle colline sottoposte alle spinte tettoniche della giovane catena prealpina. Sui versanti a settentrione si distendono i boschi di latifoglie e una moltitudine di vitigni occupa le terre del sole rivolte a meridione e a ponente. Sulle sommità delle colline talvolta si vedono forme tondeggianti intessute di alberi. I roccoli, un tempo usati per la cattura degli uccelli di passo e ora monumenti in cui scorre la linfa vitale di fronde e tronchi intrecciate. La natura su queste colline è rigogliosa. In pochi anni di abbandono, riesce a ripristinare i boschi indomabili che l'uomo aveva cercato di addomesticare. Ai piedi delle colline, la città di Cividale giace quasi addormentata tra le braccia del fiume Natisone. Fondata da Giulio Cesare, ha vissuto di splendore durante il regno longobardo, periodo di cui si conservano ancora molte testimonianze. Il fiume Natisone e il Ponte del Diavolo ricordano alla città il merito di essere entrata a far parte del patrimonio universale dell'UNESCO. Nell'alba d'autunno, i giochi di luce di un focolare friulano riscaldano e segnano un dolce risveglio insieme a una fetta di gubana, specialità culinaria delle valli del Natisone, con noci e uva. La terra di questi colli è il segreto del loro successo, una terra difficile da lavorare, dove sabbia, argilla e ciottoli si mescolano ristabilendo equilibri ogni giorno diversi. Imprigionati in un ciclo di trasformazione infinito, il loro viaggio è iniziato con il distacco dalla roccia madre, un antico mare di 50 milioni di anni fa ricco di fossili, che oggi appare come un'alternanza di strati di marne e arenarie. Da allora, quella trasformazione è ancora in corso. L'artefice dei disegni sulle colline è l'uomo, che con passione e dedizione alla terra ne trae i frutti migliori. Un equilibrio delicato tra dare e avere, tra la faticosa cura di tralci e dura terra e la soddisfazione del raccolto che la vendemmia comporta riunendo famiglie e amici. Da una parte i bianchi come la Malvasia, il Sauvignon, la Ribolla e dall'altra i rossi tra cui il Cabernet, il Merlot, il Refosco e lo Schioppettino. Sapranno accompagnare i piatti semplici o sofisticati delle nostre tavole.
Su questi colli la vendemmia si ripete come un gesto millenario e viene ancora praticata a mano senza l'aiuto delle macchine che non sempre possono sostituire la competenza umana. La fatica del raccolto rafforza gli animi e crea nuove amicizie e amori tra le vigne, in atmosfere incantate e immutate nel tempo. Cerchi ed elissi si arrampicano sui fianchi delle colline, interrotti soltanto dai percorsi disegnati dalle strade che conducono a casali sperduti tra i vigneti, dove il verde dell'uomo si mescola al verde del bosco. Queste giovani colline stanno ancora crescendo e sono il segno del movimento della deriva dei continenti. Le rocce più recenti si accavallano su quelle più antiche, rendendo il Friuli un libro aperto di geologia, dove è possibile toccare con mano la storia della vita sulla Terra, pagina dopo pagina, fin dai suoi albori. 500 milioni di anni fa, con le tracce fossili stampate sulla roccia della catena carnica. Le api custodiscono la biodiversità della natura e la ricchezza di queste valli. Insieme agli alveari si spostano nel corso dell'anno per inseguire le fioriture, dalla acacia al castagno fino ai mille fiori dei prati e dei frutteti. Operaie instancabili quanto fragili, perché bisognose di un ambiente libero da sostanze inquinanti, ma ricco di cure umane. Il sole sorge dalle spalle della selva di Tarnova per irradiare i raggi sulla brezza mattutina di una zona una volta palustre. Si tratta di un'area divisa tra Italia e Slovenia che si estende lungo il corso del fiume Isonzo e il suo affluente di destra, il fiume Iudrio. Delimitata a sud dalla pianura friulana, è definita il Collio. La Sburgica Kormuz si distende ai piedi di una collina da cui si vede il mare. Un tempo era un luogo di frontiera. Oggi è un luogo d'incontro di oltre 850 varietà di vite provenienti da 60 paesi che concorrono a produrre il vino, simbolo della pace, che si può gustare intorno a una stessa tavola. Tra le colline goriziane seguiamo i versi dello scrittore e avventuriero Giacomo Casanova nella passeggiata letteraria del castello di Spessa. Dimore storiche e vigneti si susseguono in un passaggio che diventa il pentagramma per una musicalità visiva. Dopo il lavoro, una tavolata imbandita in mezzo alla natura ripaga di ogni sforzo. I colori svelano a volte più delle parole. In autunno, dall'alto, si può distinguere la varietà dei vitigni grazie alla colorazione delle foglie. Il fiume Isonzo, con il suo colore azzurro intenso, ci segnala il suo passaggio attraverso le colline isontine nei pressi di Gorizia. Un tempo divideva gli schieramenti armati durante la Prima Guerra Mondiale, ora unisce i popoli con la sua identità trasfrontaliera. Qui vi si trova il Sacrario di Oslavia, fatto di pietra calcarea bianca. Accoglie 20.000 nomi di soldati caduti durante le battaglie della Grande Guerra.
Il bosco di castagno preannuncia le valli del Cornappo e l'ospitale Conca di Ninis ai piedi delle Prealpi Giulie. Questa è la zona del Ramandolo, la parte più settentrionale del Friuli Venezia Giulia, dove si coltiva la vite. Su queste colline affondano le radici il verduzzo e il ramandolo, che con i loro grappoli dorati e il sapore dolce e vellutato hanno saputo conquistare da tempo immemorabile anche il pubblico femminile. I castelli di Faedis vegliano sulla pianura dall'alto. Un tempo avamposti di difesa, ora raggiungibili tramite semplici sentieri, da sempre sono punti panoramici capaci di far perdere lo sguardo verso l'infinito. La costiera triestina ci accoglie nei pressi di Prosecco Contovello e Santa Croce, con vigne e frutteti. Lembi di terra tenacemente coltivati in condizioni spesso difficili. Tra mare e montagna, i profumi e le sensazioni si mescolano sullo sfondo del castello di Miramare. Su questi terrazzi, con vista sul mare, è nato il famoso vino Prosecco ormai conosciuto in tutto il mondo. L'alta pianura friulana, con le sue terre magre e ghiaiose, trasportate dai fiumi pochi millenni fa, è adatta a un'agricoltura di pregio. Così, nella pianura pordenonese di Rauscedo, milioni di piccole viti sono pronte per essere innestate. Produrranno frutti dal Sudafrica al Cile fino al nord Europa, dove la vite sta riconquistando spazi persi da tempo. Questa pianura è perfetta per coltivare ed è ricca di acqua nel sottosuolo, acqua che si infiltra ai piedi delle montagne e fuoriesce lungo la linea delle risorgive. Acqua preziosa che deve essere protetta dall'inquinamento e usata con parsimonia. Il Friuli è ricco di risorse idriche, ma solo uno sviluppo sostenibile può preservare questo tesoro liquido per le prossime generazioni. La terra disegnata dall'uomo assume talvolta forme non convenzionali, dettate dalla creatività e dalla fantasia, qualità da sempre insite nell'uomo. Un disegno che affascina e meraviglia, un mistero di cui si conosce l'origine, ma il cui fascino non diminuisce. Cerchi, spirali e disegni ipnotici sono simboli da sempre utilizzati per richiamare il sole e la natura. I campi di mais diventano un'architettura tanto monotona da diventare labirintica. Lo smarrimento che si prova camminando nei corridoi verdi è la piacevole perdita di ogni punto di riferimento. Il labirinto, simbolo di un ordine tanto regolare da far perdere la ragione, trova ancora spazio nella società razionale del XXI secolo. Lo ospita ogni anno, nelle sue diverse forme, la fattoria La Selce, sulle pianure centrali del Friuli, a sud di Palmanova, dove l'agricoltura ha proprio nel mais la sua cultura più diffusa. Il mais costituisce da sempre la base alimentare per l'allevamento in Friuli Venezia Giulia e, un tempo,
era anche alla base dell'alimentazione umana attraverso la preparazione della polenta. Detto anche blave, sarturk o sorturk in friulano, oggi accompagna i piatti della tradizione. La grande pianura friulana con il grano, il mais, la colza, vigneti e frutteti è intervallata da filari di alberi o dal meandreggiare dei fiumi. I grandi corsi di acqua che le hanno dato forma hanno trasportato i sedimenti dalle Alpi al mare. L'Isonzo, il Torre, il Natisone, il Tagliamento, il Livenza. Da millenni i fiumi continuano a trasformare la pianura friulana. Al giorno d'oggi, agricoltura e tecnologia sempre più spesso si incontrano. I pannelli solari trasformano l'energia del sole in corrente elettrica, così come le piante le trasformano in foglie e frutti. Le energie rinnovabili sono l'unica via per un futuro sostenibile che ristabilisca l'equilibrio tra uomo e natura. Tra le colline moreniche si scorgono i laghi rettangolari dell'oasi di Fagagna. Le forme geometricamente impeccabili svelano la natura umana di questi specchi d'acqua, un tempo torbiere e ora rifugio di uccelli affaticati dal lungo viaggio. Quest'area si trova tra le cerchie moreniche formatesi 10.000 anni fa con l'attività di antichi ghiacciai. Così le cicogne tornano ogni anno più numerose a nidificare assieme agli stanziali ibis e eremita in questo luogo, emblema dell'equilibrio raggiunto tra uomo e natura. I campi di girasoli e di colza colorano di giallo il paesaggio e contribuiscono alla produzione di olio e semi per l'uomo e l'allevamento. La pianura in primavera è un mosaico di colori dove le forme geometriche di piccoli apprezzamenti si incastrano lungo le strade. Fossi e filari di gelsi un tempo non lontano, utilizzati per l'allevamento del baco da seta. I piopeti, nelle terre ricche d'acqua, crescono velocemente in file regolari, contribuiscono alla produzione di massa legnosa destinata alla carta e all'industria nel rispetto dell'ambiente, limitando la deforestazione delle foreste primordiali. Le siepi e i boschi sono ancora numerosi in pianura e suddividono i campi coltivati proteggendoli dal vento dell'est e dall'erosione eolica del suolo. Inoltre, sono un valido rifugio per la fauna selvatica. Il frumento e l'orzo a fine giugno sono maturi per la mietitura, garantendo ancora una volta ricche riserve di materia prima alimentare che l'uomo dà ormai per scontate. Thank you.
Seguendo lentamente il fiume raggiungiamo il mare attraverso campi colorati, boschi e canneti, in una campagna che da generazioni perpetua un disegno uguale a se stesso. Nel lento navigare si intravedono le bilance, uno strumento di pesca adatto ai tratti di fiume lagunari percorsi come vie di migrazione per banchi di pesci e anguille. Verso la laguna di Marano incontriamo altri disegni antropici. Le geometrie giocano all'incastro di nascosto. Possono essere svelate solo da uno sguardo che dall'alto sia capace di sorvolarle. Sono laghi e stagni da tempo immemorabile utilizzati come valle da pesca, uno degli esempi più importanti di integrazione tra ambiente e attività umane. Nelle vasche, abilmente mantenute efficienti, l'acqua scorre lentamente e permette ai pesci di proliferare. Marano è al centro di questa laguna, da sempre luogo gravitazionale per i pescatori di queste terre. Qui l'uomo ha sapientemente modificato i canali lagunari per la navigazione e per la creazione delle valli da pesca, perfettamente integrate nell'ambiente lagunare. Un disegno dell'uomo tra terra e mare, queste geometrie regolari, si fondono con i meandri degli antichi fiumi che con i loro sedimenti hanno formato la laguna. I casoni fatti di paglia e canna palustre che punteggiano le isole sono invece il rifugio dei pescatori che con tenacia rendono questo ambiente disegnato dall'uomo e dall'acqua una casa accogliente. Vista dall'alto, la laguna è sconfinata. Resti di antichi corsi di acqua si intrecciano con le opere dell'uomo. La cannuccia palustre trattiene i sedimenti e protegge le sponde dall'erosione. Crea rifugi sicuri per la nidificazione. Le lagune di Grado e Marano e il delta del fiume Isonzo sono aree di rifugio per gli uccelli migratori sulla rotta per l'Africa e il Nord Europa. Un appuntamento annuale che vede sempre più volatili partecipare al banchetto offerto dai bassi fondali della laguna e dalle sue acque calme. I colori dell'alba danno un tocco di magia e solennità alla Valle Cavanata, un tempo valle da pesca, ora divenuta riserva naturale regionale del Friuli Venezia Giulia. Una terra dove monti e mare sono sempre in contatto visivo. I fiumi sono il corridoio ecologico per connettere le montagne ricche di pascoli montani per l'estate e la laguna palustre, da sempre rifugio per l'inverno. Gli animali conoscono bene le opportunità di questa terra. La città di Grado si protende sul mare Adriatico, nata dai fasti della romana Aquileia. Grado si è sviluppata nei secoli come località di pescatori per divenire città turistica d'eccellenza, apprezzata soprattutto per la tranquillità e la tradizione gastronomica.
Anche i fenicotteri si concedono un periodo di riposo e ristoro prima di ripartire per mete lontane. Sanno di essere bene accolti in questa laguna ancora ricca di vita. Le forme sinuose della costa di queste isole e delle aree umide che racchiudono sono da sempre un segnale forte per gli stormi di uccelli migratori. Un'area di rifugio e ristoro anche per la fauna stanziale, che si ferma in questi luoghi per superare l'inverno e nidificare in primavera. Al centro della laguna orientale di Grado, anche detta Palù de Sole, l'isola di Barbana si rivela come approdo sicuro per i naviganti e punto di arrivo per i turisti, o partenza per i pellegrini del Cammino Celeste, un luogo di pace in mezzo alla natura, dove gli aromi del mare e la frescura delle fronde, nelle calde giornate estive, aiutano la meditazione. Anche la natura è artista di se stessa. I fenicotteri spiccano in volo sull'acqua e disegnano forme effimere rese ancora più preziose dalla loro fugacità. Catturano il nostro sguardo e ci guidano verso la prossima meta.